Questa vespa sta cercando di riattaccare la testa al proprio corpo. Nonostante questo è ciò che può sembrare ad un primo impatto, scientificamente la ragione del suo comportamento è un'altra, ed è molto più spaventosa. La vespa, infatti, sta cercando di mangiare la propria testa. Per ovvie ragioni, però, non può farlo. Il motivo risiede in quella che viene comunemente chiamata memoria muscolare, ossia la capacità acquisita attraverso la ripetizione costante di eseguire le stesse azioni in maniera automatica, riducendo al minimo il bisogno di essere vigili all'azione. Gli insetti sono in grado di vivere senza testa per diverso tempo. Questa straordinaria capacità è dovuta al sistema circolatorio, nervoso e respiratorio, completamente differente rispetto ai mammiferi. Infatti, il trasporto dell'ossigeno è affidato integralmente all'apparato respiratorio, che in questa funzione fisiologica si sostituisce alla rete capillare sanguigna. Perciò, la perdita della testa non causerà mancanza di ossigeno. E la vespa risulta ancora viva, per ora.